Daniela Morgione, preside del Comprensivo 4 di Pescara, al San Cetteo di Pescara per il concerto di Natale. Tanta, tantissima gente, soddisfatta? Sì, molto soddisfatta, anche molto emozionata. Quando sono entrata in chiesa ho visto tutti questi bambini, è veramente meraviglioso stare insieme a tutti i genitori e ai bambini per augurarci un sereno Natale, serene vacanze. Non è l'unico evento che organizzate, vogliamo ricordare brevemente gli altri che organizzate e curate durante l'anno? Durante l'anno curiamo molto l'educazione alla legalità, quindi ospitiamo nella nostra scuola degli importanti testimoni di legalità che avvicinano quindi i nostri ragazzi a vivere la vita con responsabilità e a capire l'importanza delle regole. Altri laboratori sono quelli invece manipolativi, artistici, musicali, abbiamo il corso di violino, il corso di flauto e dall'anno prossimo avremo anche l'indirizzo musicale, quindi avvicineremo i bambini alla musica. Il concerto di Natale, a chi si sente di dire grazie, Preside? Mi sento di dire grazie a tutti i docenti di musica che hanno preparato i bambini, quindi in modo particolare alla referente di musica che è la professoressa Core e ai docenti della primaria Cerundolo e Silvetti Odoardi della primaria. E un ringraziamento speciale poi alla responsabile di plesso che è la professoressa Brardi, nel Pesto Pascoli, e alla mia vicepreside, la professoressa Durantini, ma un grazie speciale al parroco che ci ha ospitato in questa splendida cattedrale.